giochi. Stasera l'obiettivo è di fare in quest'oretta, sperando che sia un'oretta perché di slide ne ho uno scatafascio impressionante, una veloce carrellata su quello che è il mondo dei sistemi distribuiti, quali sono le trappole a cui bisogna stare attenti, quali sono i vantaggi eventuali di un sistema distribuito e forse la cosa più importante, qual è il modo di approcciare l'evoluzione di un sistema esistente verso un sistema distribuito. Prima di iniziare, un paio di ringraziamenti. Il primo è ovviamente a Crafted per ospitarmi per l'ennesima volta. E il secondo, nello specifico, a Matteo Ferroni, che è un crafter, il quale mi ha aiutato nella review delle slide di stasera. Ed è stato abbastanza decisamente incisivo nella review perché mi ha dato quei tre o quattro suggerimenti che secondo me hanno reso il tutto decisamente migliore e più fluido. Quindi grazie di nuovo. Dunque, come probabilmente molti di voi sanno, io sono un lavoratore remoto. Diciamo che, come tutti voi ormai, più o meno forzatamente, siamo lavoratori remoti. Io faccio lavoratore remoto però da più o meno agosto, full time, più o meno da agosto 2013. Però viviamo, io e la mia famiglia, quindi mia moglie e mia figlia, viviamo in un appartamento che è troppo piccolo per rendere il lavoro da remoto per così lungo tempo un qualcosa di sostenibile, perché se lavoro da casa mi ritrovo costretto a lavorare sul classico sgabello alto sulla penisola della cucina e la mia schiena all'alba dei 48 anni praticamente mi rimbalza clamorosamente dicendomi piantala. Quindi da più o meno 5 anni ho un ufficio separato che sta più o meno a 1,5 km da casa e vado avanti e indietro, quindi faccio, diciamo, il pendolare avanti e indietro dall'ufficio a piedi tipicamente d'inverno ed estate lo faccio in bicicletta. Una delle mie passioni comunque è la bicicletta da corsa o la mountain bike. Ultimamente più la bicicletta da corsa perché i percorsi di mountain bike dove abito qua sono relativamente pochi. Comunque da ciclista è tipico sulle uscite molto lunghe quello di mangiare qualche cosa e tipicamente quello che si può mangiare è dalle varie barrette super chimiche a ad esempio una banana. Ma se avete mai sperimentato cosa vuol dire mettere nella tasca posteriore della maglietta o in uno zaino una banana, potete ben capire che quando siete in mountain bike e magari cadete o fate sballonzolare con lo zaino un po' troppo, la banana non fa una bella fine e di conseguenza né voi né lo zaino né la giornata diventano piacevoli. Quindi il primo obiettivo che mi sono dato è stato risolvere il problema. E che cosa ho fatto? Sono andato su Amazon e ho cercato una soluzione. E ho trovato questa e ne esistono centinaia. Se provate a cercare Banana Protector su Amazon Com, in questo caso, ne trovate veramente centinaia. E vi meraviglierete probabilmente come me del fatto che ci sono anche 26 customer reviews. Cioè ci sono 26 persone che hanno dedicato del tempo a fare la review di un prodotto che io trovo di una banalità disarmante. Utile, sia chiaro, ma di una banalità disarmante. Detto questo, una delle cose interessanti del guardare questa cosa su Amazon è che immediatamente mi sono fermato e ho detto: ok, ma c'è una questione interessante qua, che quando ho preso il mio prodotto sul sito e l'ho messo nel carrello, quello che mi sono chiesto è: oh, guarda, se guardo questa cosa da un punto di vista architetturale e osservo qual è il trend del momento, diciamo degli ultimi paio d'anni almeno, o se non qualcosa di più, questo probabilmente rappresenta ottimamente quello che potremmo definire un shopping cart microservice. In effetti abbiamo tutte le informazioni tipiche che ci possono servire. Abbiamo una definizione, che è quella dello shopping cart, ben isolata. Abbiamo una lista di elementi che sono rappresentati nella pagina specifica, non la vediamo, ma abbiamo un elemento che è l'item ID, il prezzo, la quantità, la disponibilità al magazzino, il nome, la descrizione e chi più ne ha più ne metta. E la cosa interessante che mi sono chiesto è: ok, proviamo a immaginare di prendere questo shopping cart microservice e sottoporlo a un po' di torture da parte del business. Cioè, quello che succede è che i vostri cari stakeholder, quindi il classico, i manager di alto livello della realtà aziendale, vanno a giocare a golf di domenica, tornano indietro e lunedì mattina vanno dal team e dicono: sai che c'è? Che ci è venuto in mente un nuovo requisito. Cioè, vogliamo far sì che il prezzo del prodotto, una volta che il prodotto è infilato nel carrello, non possa cambiare. Che è abbastanza normale aspettarsi che sia così per certi versi. E la nostra reazione immediata è quella: beh, che c'è? Mica è tanto un problema.
Nel nostro mondo a microservices abbiamo il microservice dei prodotti che ha, per ipersemplificarlo in questo caso, l'ID del prodotto e il prezzo, il microservice del carrello che è quello che abbiamo visto prima. Ogni volta che aggiungiamo un prodotto al carrello non facciamo altro che copiare il prezzo verso il carrello. Quindi utilizziamo una banalissima tecnica di denormalizzazione per far sì che se a questo punto qualcosa cambia nel prezzo del prodotto, questo cambiamento non è riflesso sul carrello. La domenica dopo il business invece va a pranzo e viene a casa con un altro requisito che il lunedì mattina ci presenta. E cioè ci dice, sai che c'è? Che voglio far vedere nel carrello quanti elementi ci sono disponibili in magazzino. E anche qui noi diciamo, boh, non è proprio un gran problema, perché supponiamo di mettere l'inventory di nuovo sul prodotto o in un ipotetico warehouse microservice. A questo punto, quando aggiungiamo, non facciamo altro che copiare entrambi i valori. Prima copiavamo il prezzo, adesso copiamo il prezzo e la disponibilità a magazzino. La terza domenica, sti benedetti, vanno di nuovo, si trovano da qualche parte e vengono a casa con un nuovo requisito, che in parte è dettato da un requisito di legge. Cioè, se il prezzo di una roba nel carrello cambia, vogliamo visualizzare il cambiamento all'utente e quindi vogliamo dirgli, guarda, quello che tu hai messo nel carrello prima costava tot, adesso costa tot'altro, più o meno non è molto importante. E ovviamente gli possiamo dire, il prezzo è aumentato, il prezzo è diminuito. Benissimo, adesso vengono da noi lunedì mattina e noi cominciamo un attimino a storcere il naso, perché adesso abbiamo un problema, che nel carrello il singolo prezzo non ci basta più. Quindi quello che dobbiamo fare è cominciare a modificare il carrello, aggiungere un, diciamo, prezzo corrente e ultimo prezzo e implementare un po' di logica, cioè dire che quando il prezzo del prodotto cambia, quello che deve succedere è che i microservices dei prodotti chiede ai carrelli, c'è qualcuno di voi che ha questo prodotto, i vital dei tali, a carrello? Se sì, per cortesia, swappate i prezzi, cioè mettete quello che è il prezzo corrente al posto del last price e aggiungete il current price col prezzo nuovo. E possibilmente, perché anche quello è un requisito sia di business che probabilmente di legge ci impone, è toglietelo dal carrello. Nel caso di Amazon avete quell'area all'interno della pagina del carrello che si chiama salvati per dopo, in italiano credo sia o saved for later in inglese. Per cui quando un prezzo di un prodotto cambia, in realtà il prodotto esce dal carrello, perché questo vogliono evitarvi che voi inavvertitamente lo compriate a un prezzo completamente diverso da quello a cui l'avevate messo all'interno del carrello. Ora, se cominciamo a guardare queste frecce, secondo me dovremmo cominciare a storcere il naso. Cioè, quello che stiamo avendo è che abbiamo delle forze esterne che cercano di fare cose su qualche cosa che non sono loro stessi. Cioè c'è qualcuno da fuori che cerca di aggiornare il prezzo del prodotto. C'è qualcuno, i prodotti, il microservizio dei prodotti in questo caso, che cerca di aggiornare o di cambiare i comportamenti del carrello. La cosa diventa ancora più evidente se introduciamo nell'equazione qualcun altro. Cioè immaginiamoci di avere il concetto di fornitore. Quindi il microservizio dei supplier, il microservizio dei prodotti, il microservizio del carrello. Nel nostro ciclo di vita di questo semplicissimo requisito di business, quello che abbiamo è che il prezzo cambia del prezzo d'acquisto. La logica di business decide di aggiornare il prezzo di vendita e quindi vuole cambiare il prezzo all'interno dei prodotti. Quindi il supplier comincia a fare una query all'interno dei prodotti e dice, c'è qualche prodotto che utilizza c'è qualche prodotto che stiamo vendendo con questo ID? Sì, a questo punto aggiorniamo il prezzo e in cascata quello che succede è che prodotti fa la stessa cosa. Quindi abbiamo questa sorta di cascata di azioni, in questo caso da sinistra verso destra, che da un microservizio saltano verso l'altro microservizio. Il problema di fondo di queste terribili frecce rosse, ma anche delle altre fondamentalmente, cioè delle query cross microservizio, è che ci stanno chiaramente dicendo che abbiamo perso ownership. Cioè, scusate, abbiamo perso ownership. Cioè stiamo fondamentalmente violando i service boundaries che abbiamo definito. Quelli che in apparenza sembravano dei microservizi isolati, cioè che rappresentassero qualcosa di veramente autonomo, in realtà non sono per niente autonomi. Perché il semplice fatto che per prendere una decisione in un servizio abbiamo bisogno di chiedere informazioni all'altro, abbiamo bisogno per
come conseguenza della decisione presa poi in quel servizio, abbiamo bisogno di far eseguire operazioni ad un altro servizio, vuol dire che questi non sono assolutamente autonomi, perché a questo punto il carrello non è assolutamente autonomo nell'evolvere le sue funzionalità, perché ogni volta che si muove deve anche continuare a essere retrocompatibile con le possibili richieste che arrivano da prodotti. E in questo caso sarebbe anche, diciamo, relativamente facile, ma potete immaginare scenari più complessi in cui diventa estremamente complesso mantenere questa retrocompatibilità. E se ci pensiamo, noi abbiamo iniziato tutto il processo di microserverizzazioni del nostro mondo proprio alla ricerca di autonomia. Ma in realtà non siamo mai riusciti ad ottenerla, oppure l'abbiamo persa a fronte del fatto che continuiamo a permettere queste call, diciamo, questa invocazione cross-servizio. Ora, affrontiamo un altro piccolo problema dei microservizi in generale per come vengono presentati. Una delle cose che microservices, la teoria dei microservices, o più che la teoria, perché la teoria in realtà non ne parla, ma l'implementazione che va di moda o che viene utilizzata più spesso, spinge molto è HTTP, perché HTTP permette disaccoppiamento. Io faccio veramente fatica a capire in che modo possa permettere disaccoppiamento, ma supponiamo che HTTP permette disaccoppiamento. Osserviamo cosa succede nel momento in cui, per la gestione di quelle frecce, utilizzo come trasporto HTTP. Quello che ottengo è questo. Ho una richiesta a ingresso in HTTP che fa una post verso supplier che dice aggiorna il prezzo, il quale fa una query verso product, il quale fa una post verso product, product a sua volta fa una query su tutti i carrelli e poi a fronte di quella fa due post, una per swappare i prezzi e una per fare save for later. Diciamo che l'ultima la potremmo magari comprimere in una sola chiamata. Il problema di questo giochetto fatto con l'HTTP è il cosiddetto effetto palla di neve. Cioè, se qualcosa va storto nel microservizio del carrello, questa cosa si ribalta sulla chiamata sincrona fatta da prodotti, col quale si ribalta sulla chiamata sincrona fatta da supplier. Questo in soldoni è quello che si chiama accoppiamento temporale. Cioè, i microservizi devono essere tutti disponibili allo stesso momento per poter far sì che io possa aggiornare il prezzo di acquisto di un prodotto. E questa cosa non ha assolutamente nessun senso, perché se la stiamo implementando con HTTP, permettetemi di tornare indietro un secondo, immaginatevi adesso lo scenario peggiore di questa terra. Cioè, diciamo che quello che sta succedendo è che il carrello riceve la chiamata, fa tutto giusto, ma fallisce nel dare la risposta HTTP. Quindi, fondamentalmente, quello che prodotti potrebbe vedere è un timeout HTTP, ad esempio, perché il carrello ci ha messo troppo tempo, ma in realtà è riuscito a fare tutto quello che voleva fare, ma in realtà ha fallito semplicemente a dare la risposta. Quindi questo accoppiamento temporale ci sta dicendo abbiamo un problema di accoppiamento derivante dal fatto che i servizi adesso dipendono anche fisicamente uno dall'altro, devono essere tutti disponibili allo stesso momento. Ma non solo, siccome stiamo usando HTTP, se succede qualche cosa come quello che ho appena descritto, cioè la risposta viene persa, non possiamo neanche fare rollback, perché non sappiamo in che stato è quello che ha fallito nel gestire la richiesta, che in realtà ha fallito semplicemente nel mandarci la risposta, ma per noi ha fallito nel gestire la richiesta. E quindi avremmo una terribile tentazione di costruirci transazioni distribuite sopra HTTP. Diciamo che qualcuno ci ha provato, perché quando c'era lo standard US Transactions dei web services su SOAP, quello era un tentativo, era quello di portare un mondo che non era pensato per il mondo distribuito, verso un mondo che invece doveva essere pensato per il mondo distribuito. In tutto questo, cioè il fatto che i servizi o microservizi possano chiamarsi tra di loro, sia per richiedere di fare operazioni, sia per leggere dati, l'accoppiamento temporale e la conseguente necessità, potenziale necessità ovviamente, di avere distribuzioni, di avere transazioni distribuite su HTTP, ci porta soltanto a dire che quello che abbiamo costruito è un bel monolite distribuito. Cioè il peggio di due mondi. Abbiamo un monolite che in un sistema complesso e che volevamo essere distribuito è un male, e in più il monolite è distribuito, quindi ha tutti i problemi del monolite e tutti i problemi del sistema distribuito. La prima cosa che vogliamo cercare di risolvere è l'ultima che abbiamo osservato, cioè l'accoppiamento temporale e
le transazioni distribuite. Un buon modo per fare questo è usare messaggistica. E quindi riprendiamo dove ci siamo lasciati con il nostro effetto palla di neve. Quello che possiamo fare in questo caso è dire, ok, sai che c'è? Che voglio eliminare completamente la necessità di avere dipendenze tra i servizi. In questo caso possiamo dire, quando arriva l'informazione che il prezzo è cambiato e diciamo che quel nuovo prezzo d'acquisto arriva da una UI, quindi c'è un utente che su un'interfaccia utente, magari di back office, cambia il prezzo d'acquisto. Quello che succede è che supplier manda un messaggio su una coda in cui dice il prezzo d'acquisto è cambiato. E in questo messaggio metti nei nuovi dettagli del prezzo, quindi tutte le informazioni necessarie perché prodotti possa fare la sua mossa. A questo punto la logica che prima era in supplier, si sposta dentro i prodotti. E quindi i prodotti, con l'informazione del prezzo cambiato, dirà, benissimo, il mio prezzo di vendita deve essere cambiato. Quindi pubblica a sua volta un evento in cui dice prezzo di vendita cambiato e con i nuovi dettagli del nuovo prezzo. E Carrello avrà la sua logica di business per fare lo swap dei prezzi e lo spostamento in sales for retail. Questo ci permette di dire che se abbiamo lo snowball effect, quello che succede è che quando Carrello fallisce nel fare qualsiasi cosa sta facendo, tutto quello che può succedere è che il messaggio in ingresso viene riprovato. Cioè, se Carrello sta gestendo un messaggio in ingresso, quello che succede è che fondamentalmente, la semplifico molto, Carrello ha una sorta di transazione in corso con la coda che sta guardando con il messaggio in ingresso. In realtà, a seconda della tecnologia di codice che state usando, questa cosa può essere una vera e propria transazione, come le transazioni ACID di un database, piuttosto che un meccanismo basato su pick and lock e timeout. Ma diciamo che ci interessa poco questa differenza di dettaglio. Diciamo che abbiamo concettualmente una transazione con il messaggio in ingresso. Quindi Carrello sta bloccando il messaggio in ingresso in modo che nessun altro lo possa vedere, fa le operazioni che deve fare. Se fallisce, non fa altro che rilasciare il messaggio in ingresso, e questa cosa le code lo fanno automaticamente, ad esempio nel caso di crollo di shopping cart, cioè se il processo di shopping cart morisse in un certo dato momento quando sta gestendo il messaggio ritorna a essere visibile. Quando shopping cart ritorna online, non fa altro che riprendere il messaggio e lo riprocessa, cioè rifà il tentativo che ha fatto precedentemente. Ma questa cosa non ha nessun effetto sugli altri due. E lo stesso meccanismo ce l'abbiamo tra supplier e products. Per cui supplier e products hanno fatto il loro lavoro e hanno semplicemente delegato alla coda il fatto di risolvere il problema del temporal coupling. E quindi i due adesso non sono più, i tre in questo caso, non sono più accoppiati temporalmente. Ovviamente non è tutto oro ciò che luccica. E i messaggi risolvono un problema, che è quello dell'accoppiamento temporale, ma ne introducono potenzialmente altri. Il primo è che i messaggi sono one way only. Cioè, cosa succede se il messaggio in ingresso è, per così detto, velenoso? Facciamo un esempio banale, senza pensare a qualcosa di malizioso o di malevolo. Diciamo che il sistema di serializzazione o l'antivirus che sta guardando le code, e succede, nell'ispezionare il messaggio non fa altro che infilare un carattere alla fine della serializzazione. A questo punto il ricevente non è più in grado di deserializzare il messaggio. Quindi dobbiamo prevedere meccanismi che ci permettano di sopravvivere al fatto che un messaggio in ingresso non possa in nessun modo essere processato dal ricevente. Uno di questi meccanismi è, ad esempio, utilizzare scusatemi, le code di errore, cioè dire se il tentativo di processing fallisce n volte, l'infrastruttura sposterà il messaggio in una coda di errore e notificherà il team di operations, il quale guarderà cosa sta succedendo, se c'è un eventuale bug nel processing, se c'è un problema col messaggio, risolverà il problema e non farà altro che riaccodare il messaggio dove era prima. Questa cosa è molto interessante perché ci dà piena certezza che abbiamo disaccoppiamento temporale, perché in questo caso vuol dire che avremo semplicemente un'operazione che ci aspettavamo avvenisse in tempi molto brevi, che magari avviene un'ora dopo, ma comunque avviene. Ed è proprio quello che volevamo ottenere, senza che né supplier né prodotti siano in nessun modo afflitti da questa cosa. Se
Si apre anche il problema che devo ben pensare a come sto modellando il mio sistema, perché ovviamente il fatto che i messaggi siano one way only mi impedisce di far sì che il mittente possa sapere che il messaggio è stato ricevuto. Cioè, se quando sto modellando, diciamo, prodotti e carrello, la loro relazione, prodotti avesse bisogno di sapere che carrello ha fatto l'operazione che si aspettava facesse, cioè il move to save for later. Quello è un errore, perché one way only vuol dire che quando ho a che fare con la messaggistica entra il cosiddetto paradosso dei due generali. Se non sapete cos'è, cercatelo su Wikipedia perché è molto interessante. È semplicissimo, ma fa sì che vi spiega come sia impossibile che un mittente abbia acknowledgement certo della ricezione del messaggio da parte del ricevente. Quindi quello che bisogna pensare di, diciamo, tagliare i nostri servizi è fare in modo che quando un mittente manda un messaggio, non ha nessun bisogno di avere una risposta certa da parte del ricevente per poter continuare a fare il lavoro che doveva fare. È quello che ci permette di dire che i servizi in questo caso sono completamente autonomi. L'altra cosa importante quando abbiamo a che fare con messaggi è che l'ordering è impossibile. Cioè, nonostante, ad esempio, Amazon ce l'abbia su SQS, cioè il concetto delle code FIFO, piuttosto che anche Azure Service Bus abbia il concetto di sessione che non fa altro che rendere la coda FIFO. Dal punto di vista di chi processa i messaggi, a meno che chi processa non sia single-threaded, single process, non c'è nessun modo per avere ordine dei messaggi. Quindi se il mio ricevente avesse bisogno di dire sì, ma io per fare questo ho bisogno che i messaggi arrivino nell'ordine AZ, B e H in questo preciso ordine, altrimenti non sono in grado di fare il mio lavoro. Questa cosa non si può verificare. Quindi abbiamo bisogno di modellare il nostro ricevente in questo caso, perché il problema dell'ordine sta solo nel ricevente. Abbiamo bisogno di modellare il nostro ricevente per fare in modo che possa sopperire al fatto che l'ordine di messaggi è fondamentalmente random e non solo, ci potrebbero essere anche duplicati, quindi un messaggio potrebbe arrivare più volte. Diciamo che non consideriamo situazioni in cui un messaggio potrebbe non arrivare. Diciamo che il messaggio arriva almeno una volta o più volte. Come si fa questa cosa? Tipicamente nei sistemi distribuiti si fa con un concetto che è le cosiddette long running business transactions, o se la vogliamo declinare in una terminologia che fa scopa con l'azienda per cui lavoro, saghe. Cosa vuol dire? Fondamentalmente che invece di avere l'handling del messaggio da parte del ricevente che è stateless, abbiamo un handling che è stateful e quindi il ricevente può tra un messaggio e l'altro salvare informazioni, in questo caso in uno storage, quindi un database, e queste informazioni gli permettono di capire quali messaggi ha già ricevuto, quali gli mancano eventualmente e di stabilire quando potrà procedere allo step successivo perché ha ricevuto tutte le informazioni che gli servono. Diciamo che in situazioni in cui è veramente necessario avere l'ordine dei messaggi, ad esempio perché stiamo evolvendo un sistema legacy, un sistema che vogliamo essere distribuito per svariati motivi, e il sistema legacy partiva dal presupposto che l'ordine delle operazioni era noto, quello che possiamo fare è costruire queste macchine a stati, perché fondamentalmente i long running business transactions sono delle macchine a stati o degli workflow, che ci permettono di capire un po' come fa il protocollo TCP. Mi aspettavo di ricevere 10 pacchetti, ne ho ricevuti 8, mi mancano il settimo e il nono, e quindi non faccio altro che richiedere quelli. Nel caso specifico non c'è il concetto di richiedere, ma c'è semplicemente il concetto che quei pacchetti sulla coda, cioè i messaggi in coda, non sono nell'ordine da 0 ai 9, ma sono probabilmente 0, 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6 e via dicendo. E quindi quello che ricevo è che dopo il quarto ricevo il settimo, e quindi in apparenza è come se non avessi ricevuto il quinto e il sesto, ma arriveranno perché sono nella coda. Sfortunatamente non abbiamo tempo di addentrarci in questa sezione, in questa branca del mondo dei sistemi distribuiti, però per Crafted ho fatto un talk, che credo fosse il primo anche, fatto per Crafted, e ho trovato questo link, la registrazione del talk. Ci sono le slide, c'è tutto e anche le demo. Se non riuscite a fare lo screenshot del link adesso, ci sono di nuovo tutti alla fine, quindi non preoccupatevi. E poi farò in modo che le vengano condivisi
da Angelo o da Massimo. In realtà, se guardiamo ai messaggi, stiamo guardando una cosa che è prettamente tecnica. E se ci limitiamo a guardare i messaggi, ci limitiamo a applicare un palliativo. Cioè, abbiamo dei sintomi, che sono quello, ad esempio, dello snowball effect, e abbiamo preso una medicina che non è quella giusta, o che non è quella proprio ideale, o che non è l'unica che ci serve, e quindi sta placando parte dei sintomi, ma in realtà non stiamo risolvendo veramente il problema. Quello che vogliamo guardare è, ok, ma perché? Cos'è che ci sta mancando? In realtà è che abbiamo comunque un sacco di query nel modello in cui avevamo disegnato. Cioè, quando noi facevamo la copia del prezzo e la copia dell'inventory per aggiungere un prodotto al carrello, copiavamo dei dati. Ma nel modello che abbiamo disegnato con i messaggi, continuiamo a copiare dei dati. Li abbiamo semplicemente messi da un'altra parte. Quindi c'è comunque forte accoppiamento tra il mittente e il destinatario. Ok? Quello che sta succedendo è che abbiamo spostato l'accoppiamento da HTTP al messaggio. Quindi siamo passati da accoppiare sullo schema del body della chiamata HTTP, okay, allo schema del JSON che abbiamo serializzato su una coda. A questo punto tanto vale che condividiamo un database e ci accoppiamo sullo schema del database, perché non cambia niente. Cioè, l'accoppiamento a livello di schema non l'abbiamo assolutamente risolto. Non solo. Quello che stiamo facendo d'altro è che non facciamo altro che fare overflow del sistema. Cioè, se ogni volta che cambia qualche cosa noi dobbiamo aggiornare tutti, quello che sta succedendo è che ci ritroviamo a spalmare in giro una quantità industriale di informazioni su questi messaggi fondamentalmente per nulla. Cioè siamo passati a questo stadio, siamo passati dal monolite distribuito a un piccolo step evolutivo e adesso possiamo ammazzare gli animali con il nostro osso. Quello che ci sta fregando in questo caso è il cosiddetto modello mentale dell'utente. Ho recentemente scritto un post sul blog in inglese proprio legato a questa problematica. Cioè, il problema di fondo è che quando noi ascoltiamo gli utenti e ad esempio gli esperti di dominio, questi ci parlano di fornitori. Ci dicono che il fornitore ha un identificativo univoco, che dal fornitore compriamo degli elementi che hanno una SKU, e noi che chiamiamo ID sul database, che abbiamo un prezzo d'acquisto e tante altre belle informazioni, che abbiamo dei prodotti che hanno un ID o SKU, che abbiamo dei prezzi, che abbiamo l'inventario, e poi queste cose finiscono nel carrello, e il carrello è fatto da informazioni di questo genere. Qua, man mano che il nostro esperto di dominio ci parla di queste cose, lo sviluppatore che c'è nella nostra testa comincia a scrivere, nel mio caso in C Sharp, public class products, e ci mette una proprietà pubblica di tipo decimal che si chiama price, una proprietà pubblica di tipo int che si chiama inventory, e via dicendo. E fa la stessa cosa per carrello. Cioè stiamo modellando il nostro schema dei dati, in questo caso usando classi, seguendo pedissequamente quello che è il modello mentale dell'utente che ci sta descrivendo la cosa. Proviamo a focalizzarti un attimo su quello da cui siamo partiti, cioè il carrello, che è anche quello un po' più complesso in questo giochetto. E proviamo a capire se c'è mezzo di applicare una tecnica o cosa succede se applichiamo una tecnica che si chiama Domain Model Decomposition. Cioè diciamo, ok, ma se guardiamo tutte queste informazioni, quali devono stare insieme e quali possono stare non necessariamente nel carrello. E se partiamo dall'alto e abbiamo il prezzo, ad esempio, current price e last price, possiamo dire che sai che c'è? Che current price, last price e il nome e la descrizione non hanno niente a che spartire tra di loro. Cioè, se cambia il nome o la descrizione, il prezzo non cambia e viceversa. Okay? Quindi possiamo prenderli e staccarli. Quello che stacchiamo e mettiamo dentro sales dal carrello a questo punto è il prezzo vecchio, e la quantità, perché la quantità ci serve per poter calcolare il totale del carrello. Okay? Quello che ci rimane in Shopping Cart sono le altre cose. Facciamo lo stesso esercizio con, ad esempio, il magazzino e diciamo, ok, l'inventory lo possiamo tirare fuori, l'item ID e la quantità ci servono anche nel magazzino, perché ci servono per calcolare quanto sarà l'inventory e quanto sarà lo stock a magazzino. Una volta che quel carrello possa essere venduto.
La stessa cosa possiamo fare con shipping. Ad esempio, qui ho aggiunto informazioni in più che prima non avevamo, per cui shipping potrebbe dirmi qual è la stima della consegna e in base alla quantità stabilire anche che tipo di consegna mi può fare, perché se sto comprando una penna mi fa una consegna di un certo tipo, se sto comprando un bancale di pellet, probabilmente la consegna è completamente diversa. La stessa cosa possiamo fare alla fine con marketing, che è colui che possiede in realtà le informazioni su nome e descrizione. In questo caso, se notate, non ho un doppione tra l'informazione di marketing e l'informazione che finisce nel carrello, perché partiamo dal presupposto che nome e descrizione in realtà non cambiano mai. Cambiano semplicemente se c'è un typo. Right? E se un typo resta lì per qualche settimana, chi se ne frega? E quando cambiamo il nome, perché c'è un typo, vogliamo che questa cosa si rifletta ovunque. E di conseguenza non ci interessa molto denormalizzare. Mentre per gli altri tre elementi ci può interessare denormalizzare. Cioè, se torniamo un attimino a sales, quello che abbiamo è che sales adesso è proprietario di quelle che prima erano informazioni spalmate su due servizi. Item ID e Price ID a sinistra erano quello che prima avevamo dentro products. Le altre a destra sono quelle che avevamo dentro il carrello. Cioè stiamo prendendo le informazioni che prima avevamo identificato in alcuni microservizi a causa di come ce l'aveva descritto l'esperto di dominio, e le stiamo mettendo insieme per cosa cambia insieme. Quindi quando cambia il prezzo di vendita, in questo caso quel price, cambia il prezzo che sta nel carrello, perché dobbiamo fare il giochetto di scambiarli e fare il save for, move to save for later. Allo stesso modo potete immaginare se introducessimo anche supplier, non ci stava nella slide perché diventava troppo complessa, che probabilmente il prezzo di acquisto e il concetto di supplier ID sta qua dentro sales, perché è esattamente lì che si sviluppa tutta quella logica di gestione dei prezzi, e questa è completamente indipendente da nome e descrizione. A questo punto la domanda che ci possiamo fare è: ma abbiamo bisogno di un carrello? In realtà ci pensiamo no, assolutamente. Ci basta dare la responsabilità della gestione del carrello, ad esempio, a sales. Quindi è Sales che è l'owner del concetto di carrello ed è quella che possiede il carta ID, è quella che genererà il carta ID quando l'utente Mauro cercherà di aggiungere per la prima volta un elemento nel carrello. Okay? Se guardiamo questa immagine e proviamo a riapplicare i tre use case che il nostro business, andando a giocare a golf, si era inventato in tre domeniche diverse, quello che notiamo è che non abbiamo fatto altro che seguire il coupling. Cioè, abbiamo detto, ok, come sono accoppiate le cose? Le mettiamo insieme, altrimenti le possono completamente restare separate. Non c'è nessuna logica che lega descrizione e inventario, come non c'è nessuna logica che lega i tempi di consegna con il prezzo di acquisto o il prezzo di vendita, ad esempio, perché sarà il prezzo della spedizione, se abbiamo un concetto di prezzo della spedizione. A questo punto, un po' come per la messaggistica, adesso abbiamo risolto il problema dell'accoppiamento temporale con i messaggi e abbiamo risolto anche il problema dell'autonomia, perché se ci pensiamo adesso, Sales può evolvere il carrello come vuole, perché tutte le informazioni che ha bisogno per evolvere il carrello sono all'interno di Sales. Ci saranno i prezzi di acquisto, i prezzi di vendita e il carrello, idem warehouse. Cioè, questi servizi sono a tutti gli effetti autonomi nell'implementare nuovi requisiti di business e un eventuale cambiamento all'interno di Sales non si ripercuote assolutamente da nessun'altra parte, idem per shipping e idem per warehouse e per tutto quello che ci può venire in mente. Ovviamente ricordiamoci che qui abbiamo una soluzione iper semplificata, le cose di produzione non sono mai così semplici, però il concetto di fondo è questo, quello che dobbiamo puntare a fare è aggregare elementi per i loro cosiddetti transactional boundary, o se lo vogliamo mettere in maniera più terra-terra, ciò che cambia insieme sta insieme. Ciò che non cambia insieme non ha bisogno di stare insieme. Però ovviamente, come per i messaggi, adesso abbiamo introdotto un potenziale nuovo problema, che se guardiamo questa immagine ci rendiamo immediatamente conto che la struttura dell'informazione non riflette più quello che si aspetta l'utente. Cioè, da questa immagine diventa molto difficile tirare fuori una pagina, perché o dite all'utente, senti, vai a vederti i prezzi, poi vai a guardarti la disponibilità del magazzino, poi vai a guardarti come la spediamo, poi ricordati anche l'URL o il QID che rappresenta il prodotto e vai infine da marketing a guardare il nome e la descrizione. Ecco, forse questa cosa non è proprio
L'ideale. A questo punto la domanda che ci possiamo fare è, ok, è possibile utilizzare i modelli in lettura come soluzione per questa cosa? Cioè, una delle cose che io trovo e apprezzo moltissimo è CQRS, cioè la netta separazione tra modelli in scrittura e modelli in lettura. E qualcuno potrebbe dire, qui abbiamo un concetto simile, cioè quello che noi abbiamo guardato fino adesso è il modello di business che ci serve per lavorare sui dati, potenzialmente scriverli fondamentalmente, modificarli, manipolarli, cioè farli funzionare. Quando li dobbiamo visualizzare a qualcuno, una delle cose che possiamo dire è abbiamo un canale completamente diverso. E quello che potremmo essere tentati di fare è dire questo, abbiamo i nostri 5 servizi, 4 più tutti gli altri che ci vengono in mente che sono coinvolti nel visualizzare il carrello, e potremmo dire, sai che c'è? Che noi prendiamo i dati che ci sono in questi servizi, li buttiamo in un calderone, immaginiamoci un Elasticsearch di turno, qualsiasi cosa, non è importante la tecnologia in questo caso, e da lì non facciamo altro che comporre il concetto di shopping cart. Cioè, abbiamo implementato quello che è fondamentalmente il modello CQRS, in questo caso in un mondo distribuito. Okay? Cioè stiamo dicendo, abbiamo scritto su quei nostri 5 boxettini là in cima usando un canale e adesso produciamo il canale da cui vogliamo leggere. Okay? Mi spiace, ma se guardiamo questa cosa dal punto di vista di un sistema distribuito, quello che abbiamo costruito è una cache, che peraltro è distribuita, quindi la peggiore delle cose di una cache. Inoltre abbiamo un piccolo problema. Io ho intenzionalmente scelto la pagina di Amazon com per fare lo screenshot, perché quel prodotto che ho scelto non può essere spedito dove abito io. In questo caso perché chi spedisce non spedisce all'esterno degli Stati Uniti. Ma questa informazione su Amazon.com viene calcolata al volo, perché se io non sono loggato, quell'informazione non c'è e non mi dà nessuna informazione sulla spedizione. Appena faccio login, prende il mio indirizzo di default di spedizione e mi dice, guarda che io però non posso mandarlo lì. Cioè vuol dire che quella pagina sta potenzialmente pescando da quel calderone che abbiamo appena costruito tutte le altre informazioni, tranne questa, che non può essere cacheata. Perché se dovessimo cacheare anche questa, dovremmo cacheare tutta la possibile matrice di combinazioni che si possono creare. Non solo. Il problema della cache in questo caso che cos'è? Che nel nostro modello distribuito la cache sta all'esterno dei servizi e quindi c'è un ulteriore problema di ownership, perché nessuno possiede quella cache. Quel risultato finale, che è il JSON, supponiamo, che rappresenta il carrello, non è di proprietà di nessuno. Adesso immaginatevi la lotta costante tra product, warehouse che vuole cambiare lo schema con cui ha persistito le informazioni sull'inventory e sales che vuole cacheare i prezzi con un tempo completamente diverso. E marketing che dice, ma io non voglio cacheare niente, a me non interessa, non cambia mai la mia roba. Quindi fatevi un po' gli affari vostri. Cioè, i servizi cominciano a lottare tra di loro all'interno di quel calderone per gestire una cosa che è una sorta di lock. Cioè, sta facendo la risorsa condivisa, producendo il male assoluto in questo caso. Una tecnica, la tecnica in realtà, nei sistemi distribuiti per risolvere questo problema ricade sotto il nome di View Model Composition e come secondo step quella di UI Composition. Oggi non parleremo di UI Composition e facciamo una velocissima carrellata su View Model Composition, anche di questo ho un link a un altro talk che fa deep dive sul tema. Il concetto di fondo è questo, guardiamo la cosa non più dal punto di vista dei servizi, ma guardiamolo dal punto di vista dell'utente. Quello che l'utente sta facendo nel nostro esempio è, utilizzando un browser, io sono andato su Amazon.com e ho cercato un prodotto che è rappresentato da un URL. Quell'URL è unique. Quindi quello che posso dire è che ai miei cari servizi è, signori, sapete che c'è? Che noi stiamo condividendo la primary key. Quindi quella primary key, l'1 in questo caso, o molto più complessa come quella di Amazon, è in realtà shareata da tutti. E questo è un non problema, perché se avete un sistema in cui le chiavi primarie cambiano, avete un problema molto più grave di quello che stiamo cercando di risolvere. Quindi partiamo dal presupposto che le chiavi primarie non cambiano nel tempo. Ci sono tecniche per sopperire a questa cosa. Se pensate agli URL di Amazon, quello che vedete su Amazon è uno slug, che è unique. Quindi quello che va là dietro è uno slug unique e condiviso e ogni servizio poi può declinare quella chiave primaria come c'ha voglia, può fare mapping internamente a se stesso. Ma non arriviamo a quella complessità, no? In questo caso non ci interessa. Quello che possono fare è che a questo punto io posso, dal client, che io ho chiamato browser,
fare una chiamata che va a tutti e cinque, in questo caso, e dire: datemi i pezzi che rappresentano questo ID e componiamoli al volo dentro quello che è un view model, che alla fine è un JSON, cioè niente di trascendentale. Okay? E quello che otteniamo è esattamente questo. Quindi a ogni richiesta possiamo andare a prenderci i pezzi che ci servono e comporli al volo. Qui parlo di browser, ma l'aspetto composition non deve necessariamente avvenire nel browser, cioè fatto da JavaScript. In generale si parla nel mondo di model composition, si parla di client e potrebbe essere il web server, un reverse proxy che sta in mezzo e che maschera come la topologia dei servizi là dietro. Potrebbe essere il device dell'utente, perché invece del browser, o il browser stesso in una single page application, o il device dell'utente perché stiamo girando in un'applicazione iOS su iPad. Okay? Come dicevo, ho una lunghissima serie di post sul blog, questo è il secondo link, che fanno dissezione di tutto il problema e un talk fatto più volte in cui descrivo con anche delle demo la soluzione al problema. Cerchiamo di avviarci verso la conclusione. Quindi la cosa più importante da prendere come primo takeaway è che cos'è un servizio. Un servizio è, questa è la definizione che arriva dal mondo Service Oriented Architecture, è l'autorità tecnica per una specifica capability di business. Non saprei come tradurlo capability, interessante, è la prima volta che ci penso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutte le regole di business e dati tra parentesi, perché i dati in questo caso sono un effetto collaterale, cioè la regola di business deve lavorare su vecchio prezzo, nuovo prezzo, e quantità. Ad esempio, è nuovo prezzo di acquisto, i dati di cui la regola di business ha bisogno, quindi staranno insieme alla regola di business, perché la regola di business è la parte importante, la ciccia importante, deve lavorare su quei dati, risiedono all'interno di un servizio e stanno tutte insieme, quelle che stanno a che fare con quella capability di business. Quindi, nell'esempio che abbiamo fatto, tutto ciò che ha a che fare con il mondo sales sta all'interno del servizio sales. Tutto ciò che ha a che fare con il mondo warehouse sta all'interno del mondo warehouse. E le due cose sono completamente indipendenti tra di loro. La cosa importante non è guardare questa cosa prettamente dal punto di vista tecnico, anche se usiamo una caratteristica tecnica per distinguere, cioè il concetto di transactional boundary, ciò che cambia insieme sta insieme, ma è da guardare da una questione di business. Quando il business vuole cambiare i prezzi, quali sono i prezzi che verranno toccati da questa necessità di cambiamento del business? Quali devono stare insieme? Okay? Questo è un altro modo per guardarlo. Quello che ci permette di fare questo taglio dei servizi in questo modo è di approdare a quello che si chiama in gergo full vertical slices, cioè il taglio verticale dei servizi per permettere a queste fette verticali di essere completamente autonome nella loro evoluzione. Quello che abbiamo visto fino adesso sono i cosiddetti behavior and data, quindi i servizi, tutte le logiche di business e i dati a loro relativi stanno ognuno all'interno del loro servizio. E il concetto di UI View Model Composition, cioè che ci permette di visualizzare poi i dati comunque in una maniera coerente e comprensibile per il povero utente che sta davanti a quella pagina, che vede il suo concetto di prodotto, che è quello che il domain expert ci ha descritto originariamente, che all'inizio ci tende a fregarci e portarci in una direzione sbagliata. A questo punto, una cosa che ci abilita il concetto di full vertical slices è quello di poter scegliere la tecnologia che vogliamo. Cioè, a questo punto ogni servizio può avere le sue scelte tecnologiche dedicate, perché posso scegliere la cosa giusta per il problema di business giusto, senza che questa cosa faccia leak, quindi vada a inficiare quello che posso fare da altre parti. Potenzialmente potrei avere anche team completamente separati. In realtà grandi o enormi, questo è quello che si vuole ottenere, cioè che abbiamo un team che si occupa di sales, un team che si occupa di warehouse, un team che si occupa di marketing, un team che si occupa di shipping, e tutti gli altri team per tutto il resto. E questi team sono proprietari, hanno ownership di tutta la fetta verticale, quindi questi team sono cross-funzionali. Ne sanno della tecnologia scelta, ne sanno delle parti di business di cui si occupano, ne sanno di UI, di View Model Composition, e chi più ne metto. Bene.
Ah, tornando alla nostra cache, io non ce l'ho a morte con le cache necessariamente, non mi piacciono in generale perché penso che ogni volta che dobbiamo introdurre una cache è un po' come quando scegliamo le regular expression, abbiamo due problemi, il problema che avevamo prima è la cache o le regular expression a questo punto. Ma se vogliamo cacheare informazioni, a questo punto lo possiamo fare all'interno dei servizi, cioè Sales può avere la sua cache per i prezzi e Warehouse può avere la sua cache per l'inventory. Ma siccome la cache vive all'interno del bundle del servizio, quello che sta succedendo è che il servizio è pienamente proprietario della cache. E può dire, Sales può dire, io voglio una cache di 5 minuti sui prezzi. Warehouse può dire, io voglio una cache di un mese sull'inventory, perché tanto mento spudoratamente costantemente. E marketing può dire, io voglio una cache di 6 mesi, non me ne frega niente. Ma a questo punto, se Sales cambia lo schema con cui salva le informazioni della cache, può buttare via tutta la cache, può fare wipe dell'intera cache e ricostruirla al prossimo, man mano che le richieste arrivano, senza che questa vada a impattare dal punto di vista performance su marketing. Quando la cache era fuori, se io stavo costruendo il concetto di shopping cart, nel nostro esempio, dalle informazioni che arrivavano per metterlo dentro nel calderone condiviso, quello che succedeva è che se uno dei servizi voleva cambiare lo schema, quello che si ritrovava a dover fare è dire, signori, devo buttare via tutto, mi spiace, ma alle prossime richieste, n.000, tante quante sono gli elementi cacheati, voi verrete martellati. Perché ovviamente devo buttarvi anche le vostre informazioni, perché non ho idea di come fare a togliere soltanto le mie da ognuno dei pezzi della cache. Okay? Diventa troppo complicato. Bene, se fin qua è tutto bello, non semplice, ma potenzialmente bello, il problema di fondo è che la stragrande maggioranza di noi ha a che fare con un monolite o un sistema legacy in generale. Cioè, e in questo caso né legacy né monolite sono parole negative. Partiamo sempre dal presupposto che chi ha costruito qualche cosa nel passato l'ha fatto con le migliori intenzioni e con le migliori conoscenze che poteva avere al momento in cui l'ha fatto. E il risultato è quello che è. Bene, ovvio che quando guardiamo qualche cosa 5 anni dopo, 10 anni dopo, in alcuni casi anche 20 anni dopo, se pensiamo a non necessariamente alla tecnologia informatica, lo guardiamo e diciamo, mamma mia, che roba terribile che è. Però è perché lo guardiamo con i nostri occhi moderni. Se probabilmente torniamo indietro nel tempo e lo guardassimo con gli occhi di chi l'ha prodotto, era il miglior risultato possibile al tempo. Che cosa possiamo fare per evolvere un monolite? La cosa non è per niente semplice, ma si può fare, ovviamente. Ho avuto un paio di esperienze in merito e una la sto vivendo adesso con uno dei nostri prodotti interni, tra parentesi, quindi non è che noi produciamo codice perfetto, anzi, tutt'altro. E quindi paghiamo anche noi il prezzo dell'evoluzione dei sistemi legacy. Il giochetto di fondo è relativamente semplice. È più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. E si tratta di fare una prima scelta e di dire, trovare all'interno del nostro monolite una parte che sia sufficientemente isolata. E quindi, e che non sia troppo semplice, perché è troppo facile prendere il pezzettino che invia le mail e farlo diventare un pezzo a sé che poi con messaggi faccio inviare le mail. Quello è di una banalità tale che non ci dà, non ci insegna niente, e quindi non ha senso partire da quello. Abbiamo però bisogno di trovare una parte che sia facilmente staccabile, cioè con la quale possiamo tagliare i ponti con il resto del sistema e non morire per settimane col fatto che il compilatore ci dice che non funziona più. Quindi una delle cose, un'idea di fondo è sempre pensando al mondo .NET, che voi avete una solution che ha dentro centinaia di progetti, anche diciamo semplicemente 10, ne togliete uno e quell'uno deve ovviamente smettere di compilare, smetterà di compilare perché gli manca le reference e tutto il resto, anche il resto probabilmente smetterà di compilare. Ma non dovete avere una quantità industriale di errori, per darci un esempio che possa essere una metrica, perché sennò va a finire che è una sorta di fatica di Ercole e non ne veniamo fuori più. E in più il ciclo di feedback è molto lento, perché prima di aver risolto tutti i problemi e cominciare a capire stiamo facendo le cose fatte bene, passano settimane probabilmente. Quindi una volta che abbiamo identificato una parte che potrebbe aver senso toccare, quello che possiamo fare è staccarla, metterla a sé stante, quindi ad esempio il caso .NET con una solution a sé stante o addirittura in un repository su Git completamente separato, ad esempio. E poi se queste due parti hanno bisogno di comunicare tra di loro, perché ovviamente al primo giro, se ad esempio introducessimo messaggi, il messaggio lo teniamo ciccione. Cioè non vogliamo anche fare il salto messaggi è completamente autonomo, è impossibile. Quindi diciamo
Introduciamo messaggistica e mettiamo un messaggio con uno schema ricco, quindi quell'accoppiamento ce lo teniamo. Quello che vogliamo è fare in modo che i due, adesso che non sono più un monolite solo, ma sono due parti separati, comincino a condividere poca roba. Quello che possono condividere, ad esempio, i messaggi o anche delle chiamate HTTP, va benissimo. Quello che possiamo fare è che uno dei due fornisce all'altro una sorta di SDK. E quindi ti do dei pacchetti Nugget nel caso .NET, Maven, NPM o che più ne metta, in cui i due che a questo punto sono separati possono referenziare per dire che okay, se io faccio questa chiamata, questo SDK che mi è stato dato, questo messaggio che mi è stato dato, so che di là farà succedere questa cosa. Okay? Quindi stiamo cominciando pian pianino. Quindi una cosa che possiamo fare è poi introdurre messaggistica se necessario, perché non è detto che sia necessario. Potrebbe essere necessario se abbiamo severi problemi di performance. Potremmo aver bisogno di introdurre messaggistica per anche, oltre al disaccoppiamento temporale, anche per evitare che una parte lenta faccia diventare lento tutto il resto. Lo step successivo, adesso abbiamo le due parti separate, il resto del monolite e la prima parte che abbiamo staccato, ovviamente, ma la UI deve essere quella di prima. E quindi possiamo cominciare a introdurre tecniche di View Model Composition per comporre sulla UI e quindi dire, ok, la UI non la sto toccando, la lascio monolitica così come la prima, vado a cambiare quelle parti della UI per dire quell'informazione che prima era parte della chiamata HTTP da cui arrivava la risposta HTTP con tutto l'HTML, adesso diventa un widget che in realtà va a pescare l'informazione dall'altra parte. Poi comincia il bello, cioè sbattiamo la testa contro un muro un po' di volte, impariamo il cinese, tiriamo parolacce in cinese. Falliamo un sacco di volte, ripetiamo tutto ciò e prima o poi ci mangiamo la torta, cioè ce la godiamo. Il processo è questo, è iterativo ed è estremamente faticoso, non ci sono i cosiddetti silver bullet, non c'è niente che ci faccia magicamente risolvere il problema, è una costante, costante iterazione, un ciclo di feedback che all'inizio non vogliamo che sia troppo lungo perché sennò non capiamo e pian pianino che andiamo avanti diventerà sempre più breve. Finché a un certo punto diremo, ok, abbiamo fatto il primo giro, adesso abbiamo un sistema che è temporalmente disaccoppiato, ma non ha nessuna autonomia. Benissimo, si ricomincia alla ricerca di autonomia e si rifà fondamentalmente lo stesso giro. Il secondo giro sarà probabilmente più difficile del primo, perché la ricerca di autonomia ci comincerà a forzare a spostare dati da una parte all'altra, perché li vogliamo riaggregare sulla base del cosiddetto transactional boundary. Però questi sono gli step che vogliamo fare. Quindi, per concludere, diciamo, i takeaway che vorrei che vi portaste via stasera sono che ogni volta che disegniamo un sistema distribuito, i cosiddetti service boundaries o i bounded context, se vogliamo utilizzare terminologia di event-driven design, sono essenziali. Se disegniamo male come tagliamo verticalmente i nostri servizi, saremo un po' in braghe di tela e un po' nei guai con l'evoluzione del sistema. Diciamo che un buon feedback sul fatto che abbiamo tagliato male è, ad esempio, il fatto che ci ritroviamo a portare dentro più tecnologia di quella che vorremmo e soprattutto a portare dentro tecnologia non per risolvere problemi di business, ma per risolvere problemi tecnologici. E quindi c'è qualcosa che non quadra in questo giochetto. Okay? L'altra cosa a cui stare attenti nel tagliare i boundary è che il modello mentale dell'utente ci può influenzare in maniera negativa. Perché quello che ci racconta l'analista di turno tende a, diciamo, incollarsi nella nostra testa e le persone tendono a raccontarci le cose in funzione del modo in cui sono presentate su uno schermo, in questo caso. Quindi in termini di presentazione, non in termini di operazioni che vengono fatte su queste cose. La terza cosa fondamentale dal mio punto di vista è di non dare nomi prematuri. Il problema è che i nomi rimangono. Quindi quando chiamate una cosa prodotto, poi comincerete a buttare dentro per assonanza tutto ciò che vi viene raccontato che nella vostra testa fa scopa con prodotto, finirà nella classe prodotto o nel calderone prodotto. Una buona tecnica è quando ascoltiamo qualcuno, è cercare di non ascoltare questi, diciamo, nomi di alto livello che ci racconta, ma è dargli dei nomi fittizi, colori, nomi di pianeti, quello che volete. E mettete poi
i vari dati nelle varie caselline in funzione del loro comportamento. Quindi quello con cui dobbiamo stare molto attenti è il comportamento e non tanto il dato stesso. Quindi raggruppiamo i dati che cambiano insieme e che si influenzano tra di loro. E fondamentalmente possiamo utilizzare delle tecniche interessantissime che si chiamano Anti-Requirements Technique per validare i raggruppamenti di dati che abbiamo fatto. Cioè, nell'esempio che abbiamo fatto, una domanda banalissima potrebbe essere: ci sarà un caso in cui sulla base del valore della prima lettera del nome del prodotto, il prezzo cambia e probabilmente nella stanza tutti rideranno. Quello è il segno che non c'è nessuna relazione tra i due e quindi non avete nessun bisogno che i due stiano insieme. Cioè avete bisogno di queste domande per capire non tanto quello che va insieme, ma quello che non va insieme. E a questo punto quello che potreste scoprire sono cose molto interessanti. E un esempio potrebbe essere che nel definire, ad esempio, i prezzi di vendita, qualcuno vi dice: ah, sai però che c'è? Che è vero che non c'è nessuna relazione tra il nome del cliente e il prezzo di vendita, però nel giorno del suo compleanno gli vogliamo fare uno sconto. E quello è quello che deve accendere la lampadina e dite: ah, ok, quindi la data di nascita probabilmente va dentro sales e non va nel CRM o nella parte che riguarda la gestione utenti. Okay? E se vogliamo spingerci proprio all'estremo, potremmo anche dire che dentro sales ci basta mettere il mese e il giorno, perché dell'anno non ce ne frega niente. A noi interessa sapere che è il giorno del suo compleanno, non quanti anni ha. E quindi se volessimo spingerlo all'estremo, potremmo addirittura spaccare la data di nascita in giorno, mese e anno e dire che l'anno può andare dentro marketing, che è quella che potrebbe essere interessata a mandargli un'email dicendo auguri per i tuoi 43 anni, auguri per i tuoi 28 anni, quello che volete. Mentre sales è interessato semplicemente a sapere che è il compleanno. Ci sono svariate tecniche per fare questa cosa, ma questo è un esempio di come ci si può spingere nel taglio dei dati. Alla fine, infine, come ultimo takeaway, possiamo utilizzare messaggistica per ottenere quello che è il cosiddetto disaccoppiamento temporale tra i vari servizi, perché una volta che sono autonomi, l'unica cosa che ci interessa è fare in modo che loro possano funzionare e quindi fare tutto quello che devono fare senza aver bisogno di tutti gli altri. Vorrei lasciarvi con una nota importante. La prima regola dei sistemi distribuiti è che è fondamentale avere una conoscenza intima di un dominio che deve essere anche stabile. Disegnare un sistema distribuito per una startup è una certezza verso il fallimento del progetto. Perché una startup, e sto usando l'esempio startup perché è l'esempio tipico di un dominio non stabile, una startup probabilmente non sa cosa vorrà fare da grande e quindi è molto facile che durante la sua vita, anche in tempi molto brevi, cambi drasticamente direzione. E se i servizi aggregano i dati sulla base di come cambiano insieme, se cambio direzione, quindi il dominio non è stabile, quei servizi si spaccano. E di conseguenza, soprattutto se sono già in produzione, stare dietro a questi cambiamenti drastici diventa fondamentalmente impossibile. Cioè, pagate, siete in un bagno di sangue costante. Quindi avete bisogno sia di profondissima conoscenza del dominio, sia di un dominio molto stabile. Questi sono i due requisiti di fondo per poter dire: ok, sono in una condizione in cui posso permettermi di costruire un sistema distribuito. Poi da lì a dire che abbia senso è un altro problema. L'altro problema potrebbe essere proprio quello di dire: ok, ma diciamo che io conosco perfettamente il mio dominio e ho un dominio molto stabile. Quanti utenti ho concorrenti e contemporanei? 12. Mi interessa tutto ciò? Quanto è grosso il mio team? 20 persone. Sono tutte nello stesso ufficio? Sì. Che benefici ho dal costruire un sistema distribuito? Probabilmente nessuno, ho soltanto magagne. Allora lì mi devo fermare un attimino e dire: ok, è vero che, ma allora posso prendere alcune delle pratiche di cui abbiamo parlato e de declinare quelle all'interno del mio modello e dire: sai che c'è, fatto 100 il mio sistema, questa piccola parte ha senso che sia separata. Quindi applico la logica della staccare un pezzo, lì la faccio parlare con messaggi, applico view model composition perché quella parte è quella critica che magari cambia spesso, che magari ha bisogno di performance, quello che volete, che ha bisogno di essere scalato orizzontalmente, ma tutto il resto no.
Quindi non ho in realtà un sistema distribuito, ho un monolite con di fianco un pezzettino che è concettualmente un pezzo di un sistema distribuito e quello mi risolve egregiamente quel problema. Vorrei concludere ricordandovi che sia eBay che Amazon, prima di arrivare a costruire sistemi distribuiti, hanno passato almeno 4-5 release di schifosissimi monoliti, anche cambiando tecnologie in cui li scrivevano, finché sono stati abbastanza confidenti di avere piena conoscenza del loro dominio, di un dominio talmente stabile da poter dire, ok, adesso è il momento giusto per farlo. Ricordatevi infine che è più facile evolvere un monolite piuttosto che fare un progetto Greenfield. E questo perché in un progetto di Greenfield abbiamo pochissimi constraint, mentre in un monolite abbiamo una quantità industriale, quindi le quantità di scelte a disposizione sono molto meno e dobbiamo arrabattarci all'interno di un sacco di paletti che sono lì e quindi è più facile concentrarsi su quello che dobbiamo fare piuttosto che un greenfield che ci dice potete fare quello che volete. È quasi certo che quella roba lì, quel potete fare quello che volete, ci porterà non esattamente dove vogliamo andare. Io vi ringrazio per quest'ora che mi avete dedicato. Io mi chiamo Mauro Servienti e faccio il solution architect, in particolare software. Qui ci sono un po' di informazioni di contatto. Grazie di nuovo. E qua ci sono i link di cui abbiamo parlato prima. Grazie mille Mauro, grazie davvero. Ti rubo la condivisione dello schermo, poi questi link magari me li passi per email e li condividiamo in un follow-up con la community. Sicuramente sì. Benissimo. Allora, come dicevo prima in chat, ho fornito il link per raccogliere le domande da farti adesso. Insomma, ne sono arrivato un po'. Qualora non facessimo in tempo, diciamo, a rispondere a tutte, le altre te le invio io via email e condivido le risposte. Per chi ci sta vedendo, appunto, per fare altre domande a Mauro, dovete andare su menti.com, inserire il codice che vedete in sovraimpressione, oppure se avete un cellulare e volete fare il cellulare, inquadrate il QR code e verrete portati direttamente lì. Il link diretto lo trovate nella chat. Ecco, infatti vedo che sono arrivate 9 domande. Sicuramente non faremo in tempo a rispondere a tutte, andiamo con ordine, insomma, vediamo. Tra quelle, vedi che ci sono anche quelle votate. Ecco, la prima. C'è una quantità industriale di roba da sapere. Mi verrebbe da dire che è controintuitivo rispetto a quello che ho raccontato fino adesso, ma dalla tecnologia, è più facile partire dalla tecnologia. Cioè, se partiamo ad esempio dal dire, ok, studiamo le code. Cosa vuol dire usare Rabbit? Quali sono i problemi dell'usare Rabbit? Cosa sta succedendo? E via dicendo, fa emergere tutte le domande successive più facilmente, perché alla fine siamo ingegneri del software e quindi è più facile che ci sporchiamo le mani e ci scorniamo con qualche cosa che con un po' di documentazione riusciamo con abbastanza facilità a mettere in piedi. Quindi se penso oggi ad esempio Docker, avere un cluster di Rabbit dentro Docker è un'operazione abbastanza facile. Quindi posso dire, ok, ho il mio robot con cui devo giocare, cosa succede se mando messaggi, cosa succede se ne faccio crollare uno e via dicendo. Posso cominciare a fare un po' di esperienza. Dopodiché arriveranno tutti gli altri problemi a ruota, ma se non padroneggio la tecnologia, tutti gli altri problemi a ruota non so come farli risolvere. E quindi mi arrovellerò su me stesso, perché poi ci sono problemi che sono molto filosofici e devo anche essere in grado di essere pragmatico e dire no, ma questa roba non ha senso. Cioè, sì, è un bel problema, ma no, non lo voglio neanche guardare, perché c'è una tecnologia che mi risolve il problema, chi si è visto è visto. Ok, Tagliamo quindi la fila. diciamo partire dalla pratica in Sì, questo caso. e direi che la cosa più, il primo sono le code. Ok, Se vogliamo benissimo. seguire la filosofia dei sistemi distribuiti che propongo io, ovviamente, se no Kubernetes potrebbe essere un altro, che però potresti avere comunque a che fare con le code se vuoi che i pod si parlino tra di loro. Sì, ma infatti tra l'altro questa domanda capita a fagiolo perché poi dopo al termine annunciamo il fatto che stiamo preparando un percorso su sistemi distribuiti proprio con te e condividerò un link sul quale poi andremo a raccogliere l'interesse dei partecipanti. Va bene, passiamo alla prossima domanda. Domanda da 1 milione di dollari. Se fosse facile rispondere, non avremmo progetti che falliscono.
Mi verrebbe da dire le tecniche, le cosiddette anti-requirements tecniche di cui ho parlato alla fine. Cioè, il nostro obiettivo di fondo è capire che cosa cambia insieme. Quindi, al fronte del fatto che cambia un dato, quali sono le altre cose che devono cambiare? Banalizziamola molto, nella stessa transazione. Quindi, se pensiamo a questa cosa da un punto di vista di una transazione con un database, immaginatevi di avere un database in cui c'è una tabella sola per farla facile, okay? E volete fare un'update selettiva e quindi non un update con tutte le colonne. Okay? Quello che volete capire è ogni update che volete fare, che dati ci dovete mettere dentro, perché abbiano senso insieme, perché non ne avete mai bisogno di tutti. Okay? Quindi per quello specifico requisito di business o per quello specifico use case ho bisogno di aggiornare questi quattro dati. Quelli sono dei buoni candidati per andare a formare un servizio. Poi ovviamente c'è un problema di fondo, di cui non abbiamo indagato, che all'interno del mondo dei servizi o microservizi, okay, c'è il cosiddetto concetto di autonomous components, cioè che sono una sottoparte dentro lì. È un po' come, per chi è familiare con il mondo domain-driven design, c'è il concetto di bounded context, poi subdomain e poi aggregati. Okay? Cioè il concetto di servizi di cui ho parlato io è molto vasto. Un servizio probabilmente è una cosa molto ampia, è una cosa molto logica. Okay. Dentro lì c'è il concetto di business component e autonomous component, che sono un pochettino le controparti del subdomain aggregato di domain driven design. Però queste domande ci servono per capire chi va insieme con che cosa. E una volta che l'ho capito, posso pian pianino da lì cominciare a muovermi e a riaggregare i miei dati. Va bene. Ah, Tanto no, che come? ti do due clicchi, una nota di redazione, sbagliare 3 o 4 volte è normale, cioè nel senso in questa aggregazione è abbastanza facile prendere cantonate, perché poi salta fuori un dato di cui nessuno ci aveva parlato che vi spariglia le carte, e dice, ah, dobbiamo ricominciare. Purtroppo. Sì, Certo, certo. assolutamente. Sono già online, cioè se avete fatto nell'ultima slide c'era il link anche alle slide. La risposta è sni. Nel senso che sono due cose complementari. Diciamo che View Model Composition si occupa solo dei dati. Cioè, View Model Composition si occupa di far arrivare al client, qualsiasi cosa sia il client in questo contesto, e potrebbe avere varie sfumature, ma non ci interessano. Si occupa di far arrivare i dati come se fossero arrivati da una chiamata sola. Quindi per il client non sa assolutamente che dietro la cosa sta composta da n servizi. Ma il client vede una risposta HTTP nel nostro esempio, che è come se lui avesse chiamato un monolite. Okay. Poi posso avere, a valle di questo, posso avere il concetto di micro front-end, perché voglio spingermi ad avere le cosiddette fettine verticali che toccano anche la UI, e qui bisognerebbe fare tutto un discorso molto più ampio sul modello di business dell'azienda che stiamo cercando di modellare. Nel talk specifico su UI Composition faccio questa differenza. In cui ha senso dire, ok, allora voglio anche micro front-end, cioè voglio anche avere ogni singolo team della fettina verticale a pieno controllo sul frammento HTML che visualizza quei dati. Ah, questa cosa ha pro e contro, quindi anche lì è un po', non c'è una risposta univoca, dipende un pochettino da cosa stiamo facendo e diciamo, per quale cliente o sistema stiamo lavorando in questo caso. Però Benissimo. non sono mutuamente esclusivi, mettiamola così, vanno più a braccetto che. C'è spazio sicuramente per un'altra domanda. Questa qui è una bella domanda ed è in apparenza sì, in realtà no, perché qui entra la distinzione tra servizio logico e servizio fisico. Purtroppo con i diagrammi sulle slide è impossibile rappresentarlo, ma immaginiamoci, pensiamo a un servizio solo e diciamo che abbiamo un servizio di back-end, sales, che contiene i prezzi. Okay? Poi abbiamo, ed è un servizio sia fisico, ed è un servizio fisico, cioè ho un eseguibile su Windows o un demone su Linux che rappresentano questo coso che fa robe per sales. Benissimo. Ed espone, ad esempio, un API HTTP. Poi abbiamo un altro servizio fisico, quindi demone o servizio per Windows, che contiene il reverse proxy che fa la view model composition. Okay? Quindi io client parlo con reverse proxy. Reverse proxy
tramite configurazione parla con il servizio. Quindi il reverse proxy in realtà non sa nulla dei servizi, ma la configurazione che lui vuole caricare un demand gli dice dove stanno i vari pezzi. Può fare discovery, ci sono svariate tecniche per fare questa roba. A questo punto uno potrebbe dire, ok, ma il reverse proxy sta fuori dai servizi, cioè il pezzettino del reverse proxy che chiama sales è del reverse proxy. Eh no, qui è la cosa interessante. È che il pezzettino che chiama sales dentro nel reverse proxy è di sales. Cioè, il team di sales ha costruito tutto il suo servizio di backend, in più ha costruito una DLL che viene, o se facessimo il reverse proxy con Node, un frammento di JavaScript, che ha deploy time. Viene deployato dentro il reverse proxy ed è quello che si occupa di leggere la configurazione del reverse proxy per la parte di sales e reagisce al fatto che è arrivata una chiamata HTTP. E quindi dice: Ah, ma io so come rispondere a quella roba lì e vado a prendermi le cose da sales. Quindi in realtà qui c'è un concetto molto importante che è che la struttura logica dei servizi non coincide con la struttura fisica del deploy. Ed è secondo me uno degli errori più gravi della teoria di microservice. Cioè, nella teoria di microservice non c'è questa distinzione. La teoria di microservice è il microservizio è anche l'unità logica di deployment, cosa che non è vera. Cioè, nel mondo service-oriented architecture, dei servizi in generale, abbiamo il concetto logico di servizio, sales, ma poi come questo viene deployato è in funzione di quello che devo ottenere e quindi dove vanno i vari pezzi, ma il servizio resta sempre sales. E quindi si possono parlare tra di loro, perché in realtà è Sales che parla con se stesso, lo fa semplicemente da due processi diversi. E quindi questo ci risolve. Nel talk sulla parte di UI Composition vado un po' più nel dettaglio di questa cosa. E comunque se avete domande, avete riferimenti, ci possiamo anche mettere in piedi una call e ne facciamo quattro chiacchiere più che volentieri. Perché potremmo parlare per ore di questa roba. Dai, l'ultimissima domanda e poi chiudiamo. Potrebbe essere. Diciamo che anche qui ha i suoi pro e i suoi contro. Dal mio punto di vista, ritengo che nella stragrande maggioranza dei casi aumenti la complessità per un motivo abbastanza semplice. Ho studiato GraphQL io ho costruito un toolkit open source per fare view model composition. E una delle cose a cui avevo pensato originariamente era GraphQL. Il problema è che avrei studiato con GraphQL, quindi non so se la cosa sia stata migliorata nel tempo, qualche anno fa, un paio d'anni fa, era che se io volevo pluggare della logica custom dentro il motore di risoluzione di GraphQL, avevo a disposizione i resolver e i resolver sono troppo a basso livello. Cioè, i resolver sono fondamentalmente come se io fossi all'interno di un database e il database mi dà la query e mi dice arrangiati. Okay. In realtà mi dà anche semplicemente una porzione della query, o meglio, non mi dà neanche la query a livello utente, ma mi dà una versione della query fatta come se fosse un expression tree, quello che vedrebbe un compilatore. Okay. Quindi lì dentro è troppo difficile capire qual è l'intenzione dell'utente per capire cosa voglio fare in realtà con Resolver. E quindi diventava, per casi complessi, diventava fondamentalmente impossibile da risolvere, perché la complessità che si scaricava sull'utente che devi implementare era troppo alta. Per casi semplici funziona benissimo. Quindi diciamo che per casi semplici, se non avete un modello dati particolarmente complesso o molti servizi coinvolti in questo processo di model composition, GraphQL è una soluzione ideale. Considerate qual è un problema complesso, il master detail. Cioè se voi volete comporre un ordine, l'ordine è fatto da testate e riga dell'ordine. Dentro nella riga dell'ordine c'è la descrizione del prodotto e il prezzo. La descrizione arriva da marketing e il prezzo arriva da sales, ma ce l'avete all'interno di una lista e quindi dovete essere in grado di caricare prima la testata, comporre quella, poi comporre la lista senza fare un for each, perché sennò avete una sorta di select n plus one su HTTP, cioè un bagno di sangue spaventoso. Quella roba lì dentro GraphQL è impossibile da fare. Quindi Ok. quello è già un modello troppo complesso, però per altri casi va benissimo, una buona soluzione. Le Va altre bene, quattro le Mauro. rispondo offline.
Sì, le altre domande te le passo così risponderai in maniera sincrona e poi noi le condividiamo con una mail di follow-up. Quindi niente paura per chi non ha avuto la risposta, l'avrà nei prossimi giorni. Io, Mauro, ti ringrazio ancora davvero per la chiarezza e la qualità di questo talk che ci hai regalato. Grazie E chiedo invece agli altri di pazientare ancora qualche minuto e che chiudiamo la serata con qualche annuncio e poi la restrizione della riunione.